Emozioni, forme e colori è il titolo della mostra inaugurata sabato 1 novembre a Palazzo Bracci Pagani. Protagonista della personale di pittura è Daniele Cataudella, in cui l'artista sintetizza il suo lungo percorso artistico. Predominante nelle sue opere l'uso del colore, che rende i suoi quadri brillanti, capaci di emozionare e catturare l'attenzione di chi li osserva per la prima volta. Il blu in particolare, quello maggiormente utilizzato agli esordi della sua carriera artistica, per poi trasformarsi pian piano in un colore sgargiante, così come l'oro, che per un certo periodo è stato quello predominante. Sin dall'inizio della sua carriera, Cataudella propende per le composizioni astratte, elaborando un suo linguaggio pittorico. Daniele, lei è nato a Pesaro, è stato insegnante all'Istituto d'Arte di Fano, ma oltre all'insegnamento tante le attività che ha curato negli anni. Io mi sono formato all'Istituto d'Arte di Fano, l'Apolloni, poi successivamente sono stato all'Accademia di Belle Arti di Urbino, iscritto alla sezione di pittura. Ho tenuto dei corsi di pittura per l'Università dell'Età Libera, e ho anche fatto dei corsi di decorazione e anche per il Centro EDA ho organizzato dei corsi. Oggi a Palazzo Bracci che cosa vediamo? Palazzo Bracci è una sorta di, diciamo, piccola antologica dove praticamente ci sono diversi percorsi di ricerca e praticamente c'è, diciamo, la parte relativa alla gestualità, quindi soprattutto le tele fatte con colori a olio, con la spatola, e poi ci sono altri, diciamo, lavori, altre ricerche invece relative a altre tecniche espressive, tipo appunto una sorta di neofuturismo. E quindi diciamo che ci sono diverse raccolte di ricerche, ecco qua. C'è un pittore a cui si ispira oppure diversi a cui si è ispirato in questi anni? Ecco, diciamo che il pittore principale a cui mi sono ispirato è Vassili Kandinsky, poi praticamente anche Paul Klee e anche altri pittori, soprattutto poetiche varie, tipo la poetica del surrealismo. Infatti nei miei quadri c'è molto dell'onirico, e quindi oltre alla parte astratta informale c'è anche, diciamo, il sogno e quindi il mondo onirico, ecco. Questa non è la prima mostra che ha fatto a Fano? No, dunque questa è la seconda mostra. La prima mostra l'ho fatta nel 2006 in una galleria qui al centro della città ed era stata curata dal professor Alberto Berardi. Che ricordo ha di Berardi? Berardi era una figura molto di spessore, un intellettuale veramente di raffinato, e con tante idee e una persona estremamente positiva. Fino a quando è possibile visitare questa mostra? Dunque la mostra dura fino al 12 di novembre e l'orario è quello delle 17:30-19:30. Direttore artistico delle mostre a Palazzo Bracci Pagani, Carlo Bruscia, che ha sottolineato l'importanza di valorizzare gli artisti del territorio. Devo dire che questo spazio nasce nel 2016, in pratica diamo spazio ai grandi autori del nostro territorio. Nello spazio di Diana Art Gallery avvengono le mostre dei grandi maestri, mentre in questo spazio che si chiama Spazio Pagani selezioniamo artisti giovani e meno giovani, quelli che hanno svolto un ruolo di ricerca nell'ambito dell'arte contemporanea. Alle sue spalle un quadro che lei apprezza in modo particolare. Sì, perché Cataudella in questi tanti anni di ricerca lo conosco perché ha studiato a Pesaro, ma ha anche insegnato a Pesaro, e quindi è una figura che ho conosciuto da tanti anni, e quindi oggi abbiamo la fortuna di avere tutta la sua esperienza artistica che va da questo lavoro di ricerca di una figurazione molto molto evoluta all'interno di tutta la panoramica degli autori contemporanei.